Nei giorni scorsi il personale della Questura di Sassari, dopo assidue ricerche in città e zone limitrofe, ha eseguito l'ordine di carcerazione a carico di un 54enne. L'uomo si è reso responsabile di una serie di furti, rapine, danneggiamenti e ricettazioni commessi nel contesto cittadino negli ultimi 20 anni, ai danni di abitazioni, attività commerciali ed autoveicoli. L'attività investigativa, inerente a una lunga serie di eventi delittuosi accertati dagli operatori della squadra mobile, ha consentito di assicurare alla giustizia il responsabile di una serie di furti, ricettazioni e danneggiamenti posti in essere dal 2015 al 2020 nel contesto cittadino. Il suo modus operandi era pressoché sempre lo stesso: commetteva dei furti, specialmente in appartamento e su automobili, per poi mettere in vendita i beni asportati. In un caso, dopo il suo arresto, sempre per reati contro il patrimonio, veniva collocato ai domiciliari a seguito di udienza di convalida, misura cautelare che non ha rispettato, in quanto dopo essersi allontanato dal suo domicilio ha commesso altri reati. L'attività investigativa in tal caso ha consentito sia l'accertamento del reato di evasione che quello di furto. A seguito dell'unificazione delle pene dei reati contestati dagli inquirenti, è stato emesso un ordine di carcerazione che prevede una pena complessiva da espiare, pari a 6 anni e 4 mesi, da scontare presso la casa circondariale di Sassari, ed una multa di 740 euro. Questa mattina alle ore 11 nella sede camerale di via Roma a Sassari è stato illustrato nel corso di un incontro con la stampa il risultato dell'osservazione e indagine sulle dinamiche territoriali contenute nel Focus 2021, analisi socio-economica territoriale realizzata dall'Ufficio Studi della Camera di Commercio di Sassari. Di particolare interesse l'approfondimento relativo agli effetti della pandemia che hanno riguardato il nord Sardegna in quest'ultimo anno e mezzo. In questa seconda edizione del Focus 2021 sono state valutate, tra le altre, le reazioni dell'intero tessuto economico locale alle misure adottate per il contenimento della pandemia. In linea con l'edizione precedente, il Focus definisce un'indagine conoscitiva circa l'analisi degli effetti sul sistema imprenditoriale di periodi alternati di chiusura e apertura di numerose attività ritenute non essenziali, confrontando le diverse risposte dell'economia locale rispetto ad altri territori regionali e nazionali e rispetto alle imprese. Sul fronte dell'import-export, la reazione dell'interscambio commerciale per quantificare l'atteso rimbalzo tecnico degli acquisti e delle vendite nei mercati esteri determinato dall'allentamento delle limitazioni dei movimenti verso altre nazioni. Nella sezione dedicata al turismo, l'azione è stata quella di inquadrare il nuovo movimento turistico regionale dopo un 2020 in lockdown attraverso i flussi di arrivi e partenze nei porti e aeroporti della Sardegna. Sotto il profilo occupazionale, l'analisi ha riservato particolare attenzione alle assunzioni con confronti territoriali e temporali. Per quanto riguarda le imprese, le realtà camerali della Sardegna fanno registrare una variazione demografica di imprese nettamente positiva, con il nord Sardegna che supera la crescita del 2% dal 1 gennaio al 30 settembre 2021. Per le esportazioni dal nord Sardegna nel periodo gennaio-settembre 2021 si rianimano, risalendo a 140 milioni di euro. Il dato è leggermente inferiore a quello del 2019, ma nettamente superiore a quello dell'ultimo anno. Sono inoltre circa 7,9 milioni i passeggeri che sono transitati nei porti e aeroporti sardi tra gennaio e settembre 2021. I dati rilasciati dalla regione Sardegna, seppur ancora provvisori, mostrano un'aspettata crescita rispetto allo stesso periodo del 2020, ma rimangono ancora molto distanti da quanto registrato nel 2019. Per quanto riguarda le assunzioni del primo trimestre del 2021, sono state tra le meno numerose degli ultimi anni. L'influenza della terza ondata del Covid ha frenato le nuove attivazioni, riducendo il numero dei contratti del 10% rispetto allo stesso periodo del 2020 e del 15% se confrontato con il 2019, e le prime prenotazioni nelle strutture ricettive hanno favorito il mercato del lavoro, facendo registrare nel periodo da giugno a settembre oltre 130.000 assunzioni, quota non raggiunta nei 2 anni precedenti. La ripresa ed espansione nel 2021 rispetto al 2020 ha caratterizzato tutti i territori amministrativi regionali, un rimbalzo che però non ha consentito a nessuna provincia di colmare il crollo di assunzioni perse durante il 2020. Il maggior numero di nuovi contratti si contano nel nord dell'isola, territorio che cresce di circa 20 punti percentuali rispetto ai primi 9 mesi dell'anno precedente, grazie alla forte ripresa delle attività legate al periodo estivo. Il saldo è attivo tra le imprese che cessano l'attività e quelle che invece la iniziano.
un 1,36% che colloca la Sardegna tra le regioni virtuose, al quarto posto in Italia, meglio ancora la provincia di Sassari, Nord Sardegna, che segna un più 2,19% ed è addirittura la terza provincia d'Italia per crescita di saldo attivo. Male il comparto industriale, meglio il comparto turistico, il comparto delle esportazioni, che torna ai valori addirittura pre-crisi, un altro segno meno invece per il commercio di prossimità, dove evidentemente è facile intuirne le motivazioni. Amici di TeleG, buongiorno, ben ritrovati. Oggi nel nostro salotto due ospiti per quanto riguarda il Consiglio Comunale. Alla mia destra Grazia Di Guardo, Buongiorno. Presidente della Commissione Urbanistica. Buongiorno Buongiorno, Grazia. Graziano. E alla mia Buongiorno. sinistra, ormai lo conoscete tutti, Manuel Alivesi. È Buongiorno. da poco che in buona sostanza è stato presentato il piano per la riqualifica del mercato civico. Tutto questo faceva parte ovviamente del mandato elettorale di questa giunta e finalmente ecco che si prospetta l'inizio dei lavori. Allora, grazie. Allora, come era giusto che fosse, dopo aver iniziato appunto a governare, la giunta, il sindaco e tutta l'amministrazione si è messa a lavoro per realizzare quelli che sono stati sempre i nostri propositi come da programma elettorale. Questo è un passo veramente importante che ridisegna la città e si inserisce in un più ampio progetto che non solo vedrà la riqualificazione del mercato civico, riportando appunto il senso vero di un mercato, che è quello dove ci sono le attività produttive che vendono i loro prodotti. E in più allargato anche a una partecipazione della città, sarà fruibile, diventerà proprio l'anello di congiunzione tra la città ottocentesca, il centro storico e il resto della città, soprattutto in termini anche di viabilità, ma soprattutto di vita sociale. È un progetto molto bello, ambizioso, appunto il sindaco ha fatto una conferenza stampa proprio nei giorni scorsi illustrando quest'opera che verrà appunto iniziata a breve, perché siamo già appunto al progetto che deve concretizzarsi e iniziare e che appunto va a inserirsi in un'altra serie di progetti per riqualificare e ridisegnare proprio la città, che sono, riguarderanno la parte bassa del centro storico. Abbiamo già visto che sono iniziati i lavori dove, là nel quartiere di San Donato, dove mancavano sottoservizi essenziali per una vita civile. E abbiamo visto che ci saranno dei inizierà proprio il progetto del centro intermodale, e anche quello sarà un passo veramente importante. Ci sarà la riqualifica anche del Turritani, verranno fatte delle rotatorie proprio per permettere alla viabilità di essere più fluida e più consona a una Parliamo città. quindi di grandi Grandi opere. opere, grandi opere. Questo è solo l'inizio, ma come ho detto prima, Graziano, ci vuole tempo, giustamente, per pensare le cose, progettarle, renderle possibili e poi attuarle. Quindi siamo nei tempi, anche se ci sono state, come di cosa state facendo, cosa state facendo. Ecco, adesso tra un po' i cittadini vedranno quello che questa amministrazione sta preparando per tutta la città. Quindi Manuel, questo è stato un lavoro forse poco visibile alla gente, però ovviamente fruttuoso, visto e considerato, abbiamo visto qualche immagine nel frattempo andare in onda, le immagini del nuovo mercato così come si prospetta. Adesso finalmente queste cose, come ha detto giustamente Grazia, si concretizzano e si parte. Beh, allora, innanzitutto voglio dire che è assolutamente pregevole la sintesi fatta dalla Grazia Di Guardo.
Come ci ricorda spesso il sindaco, purtroppo in questi 2 anni, di questi 2 anni e mezzo, di cui vogliamo ricordare 15 mesi trascorsi nel cosiddetto lockdown, che in ogni caso ha rallentato tutto, ha creato tante difficoltà sotto ogni punto di vista, non solo ai cittadini, ma anche chi poi ha il dovere e l'onere di amministrare. E le molte cose che abbiamo fatto purtroppo non si vedevano. Adesso stanno cominciando ad emergere i risultati concreti, cioè la soluzione dei problemi fondamentali della città. Quindi la presentazione del progetto esecutivo per il nuovo mercato civico è innanzitutto un progetto atteso da tantissimi anni dai cittadini sassaresi. E come ha detto Grazia, sarà un tassello fondamentale per il recupero di quella parte della città antica che poi va a ricucire quelli che sono gli interventi che poi faremo nella parte bassa del centro storico, quindi gli interventi di riqualifica del Turritania e poi ovviamente la tanto attesa realizzazione del centro intermodale a partire dalla piazza con il grande parcheggio che verrà realizzata nel piazzale di via 25 Aprile. Stiamo letteralmente disegnando una città nuova e questi sono gli ulteriori atti e passi concreti della nostra amministrazione, che così sta dimostrando in modo concreto alla città e ai sassaresi non solo di mantenere le promesse fatte in campagna elettorale, perché questi sono, lo vogliamo sottolineare perché per noi è una cosa molto importante, sono tutti obiettivi di mandato. Noi consegneremo ai sassaresi alla fine di questo mandato una città con ciò che avevamo promesso loro che avremmo realizzato, consegneremo una città con questi grandi progetti realizzati. Ecco, scusami però, la domanda a questo punto è d'obbligo. Se dovessimo parlare di tempistica. Beh, per il mercato civico abbiamo parlato di circa 2 anni, quindi ecco perché io parlavo di obiettivi di mandato, cioè sono tutti obiettivi che verranno raggiunti entro la fine di questo mandato. Quindi, come ha detto correttamente la collega Grazia di Guardo, ovviamente tutti questi obiettivi, questi progetti sono costati tanto. Sono costati innanzitutto in termini di programmazione, perché Graziano, qua da te ce lo siamo detti tante volte, amministrare bene sì, significa occuparsi anche delle piccole cose, ma per le grandi cose occorre un'attività di programmazione, un lavoro di programmazione imponente, che passa non solo attraverso il reperimento delle risorse, che è la cosa più importante, e poi diciamocelo francamente, quando abbiamo preso possesso di Palazzo Ducale, in realtà, non c'erano risorse, non c'erano progetti, non c'era niente. Quindi siamo stati costretti a ripartire letteralmente da zero. E lo sanno bene i sassaresi, che stranamente per tanti anni non hanno visto nemmeno l'ombra delle opere che oggi annunciamo, che verranno avviati a breve. E poi ovviamente a questo dovremo aggiungere anche tutte quante le altre, a partire dall'inizio dei lavori di recupero di Viale Trento, come sappiamo, è una strada che non solo è chiusa, ma stava letteralmente crollando. Quindi anche lì ovviamente ci siamo dovuti impegnare tantissimo per la soluzione di questo problema. Ciò che vogliamo spiegare ai sassaresi è che noi abbiamo in questo periodo costruito le condizioni affinché l'apparato amministrativo della città potesse poi essere in grado di fornire servizi e risposte. Lo voglio ricordare ancora una volta, quando siamo arrivati, mancavano all'appello 4 dirigenti di 4 settori strategici. Quindi noi ci chiediamo com'è che si potesse governare una città senza figure apicali,
amministrative come quelle dei dirigenti all'interno degli assessorati strategici come quello dei lavori pubblici, urbanistica, programmazione e cultura. Ecco, quindi un ottimo lavoro dell'assessorato all'urbanistica in questo caso. Diciamo, sì, Quindi sta, ben vengano queste rotte. stanno, l'apparato lavora, ci sono tante idee, ci sono tanti progetti ancora da portare a termine. Proprio domani avremo finalmente in commissione variazione al PUC, la variante al PUC, la numero 8, per quello che riguarda le osservazioni recepite dalla regione, quindi sarà in discussione anche quest'altro piccolo pezzetto del PUC che dovrà diventare effettivo. Lo porteremo in consiglio quanto prima proprio per dare alla città un ulteriore strumento per poter poi programmare e lavorare in serenità. Bene, io vi ringrazio. Non vediamo l'ora di poter apprezzare direttamente questi lavori e avere quindi la possibilità di fruire di questa nuova città, perché come hanno detto i nostri ospiti, la città sta cambiando letteralmente, ovviamente in meglio, si spera. Così Auguriamo a come è tutti. cambiata anche Telegi, anzi diciamo che non è cambiata, è cambiato solo il sistema col quale ci potrete seguire. Ricordatevi sempre via web dal vostro televisore, dal vostro PC e soprattutto dai vostri telefonini, perché la TV l'avete in tasca. Come www.telegi.tv. Grazie a Grazia Di Guardo, grazie a Grazie. Manuela Livesi, Grazie a a tutti. voi buon proseguimento di trasmissioni. Oristano, il sindaco Andrea Luzzo ha firmato l'ordinanza che ripristina l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine all'aperto. L'ordinanza stabilisce l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi all'aperto, nelle vie e piazze cittadine, con decorrenza dal 23 dicembre fino al 6 gennaio. L'obbligo, confermando quanto disposto con l'ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021, è esteso anche a tutte le zone in cui si determina un'affluenza di persone tale da non garantire il distanziamento interpersonale, quali ad esempio altre vie dello shopping, luoghi di aggregazione, mercati, mercatini natalizi, fiere di vario genere, esposizioni e qualsiasi altro evento organizzato per le festività natalizie all'aperto e comunque ovunque si configurino assembramenti o affollamenti. Non hanno l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie invece i minori di età inferiore ai 6 anni, le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi, le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo e i soggetti che svolgono attività sportiva. L'inosservanza delle prescrizioni stabilite con l'ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa. Non sarà nell'elenco delle opere incompiute la strada statale 291 che rappresenta un collegamento veloce tra Sassari Alghero e l'aeroporto di Fertilia. Il CDA dell'ANAS ha infatti approvato ieri il progetto esecutivo per un importo complessivo per oltre 160 milioni. Lo dice compiaciuta la deputata del Movimento 5 Stelle, Paola Deiana, che sin dal suo insediamento al Parlamento ha cercato di sbloccare la tanto annosa questione della strada statale 291, lavoro che chiaramente sta portando i suoi frutti. Nel decreto legge infrastrutture approvato a novembre, sottolinea l'onorevole, al fine di non perdere i finanziamenti, ho immediatamente presentato un apposito emendamento con il quale ho chiesto la proroga dei fondi per un altro anno,
passo importantissimo senza il quale non si poteva andare avanti. I cittadini del territorio, continua Paola Deiana, aspettano e hanno bisogno di questa strada, al cui progetto, che risale agli anni Ottanta, andato avanti a singhiozzi, è stata impressa una notevole accelerazione negli ultimi due anni. Su questo fronte, con il via libera di ieri da parte del CDA di ANAS, inizieremo senz'altro il nuovo anno sotto i migliori auspici, conclude la deputata del Movimento 5 Stelle. C'è qualcosa che mi lega forte a te, come un patto tra la terra e la mia anima. Ogni storia, ogni profumo, ogni poesia mi riporta da te, terra mia. Puoi viaggiare tra paesi e la gente, troverai in tutti loro casa tua. La sua storia è più antica della terra, la mia terra sei tu. Il viaggio che porta da te è un viaggio infinito che porto con me. Il viaggio che mai con me. Tutti i tuoi baci, io voglio avere
Amici di 3G, continuate a seguirci, questo è semplice, guardate teleg.tv e ci portate ovunque nel mondo. Continuate a seguirci. Il liceo artistico Filippo Figari di Sassari è aperto a tutti coloro che hanno dovuto interrompere gli studi superiori con un corso in orario serale. Al triennio si potrà scegliere tra due indirizzi, design dell'arredamento e design dei metalli, mentre al biennio verranno svolte discipline pittoriche e di disegno geometrico. Visita il sito liceoartisticosassari.edu.it corso serale o la pagina Facebook Liceo Artistico Filippo Figari. Puoi contattarci anche all'indirizzo mail sd020006@istruzione.it o allo 079 23 44 66. Ti aspettiamo. Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 18.30, il mercoledì e il venerdì anche in prima serata alle 20.45 e alle 23. L'Istituto Tecnico Industriale Angioi di Sassari offre a coloro che hanno dovuto interrompere il corso regolare degli studi superiori un corso per adulti in orario serale. Si potrà scegliere tra tre indirizzi, elettrotecnica, informatica o meccanica. Se desideri riprendere il tuo percorso scolastico e diplomarti, noi ti aspettiamo, datti un'altra opportunità. Contattaci al cellulare 349 29 79 172 oppure visita il sito seraletiangioi.altervista.org o la pagina Facebook Corso Serale Itiangioi Sassari. Puoi anche scriverci alla mail itiangioi.ss@gmail.com. Visita il sito web www.islandsardinia.it. L'agenda digitale tascabile con all'interno gli enti, le istituzioni, le aziende e gli artisti della Sardegna. TG, informazione e approfondimento. Orari di messa in onda dalle 13 alle 15.30, dalle 19 alle 20.45, ultima edizione dalle 23.30. TeleG guarda al futuro. La nostra emittente già da ora è visibile non solo in tutta la Sardegna, ma in tutti i continenti. Un progetto ambizioso che porterà Sassari, la Sardegna e le sue aziende in tutto il mondo. Per vedere TeleG sul vostro televisore basta avere una Smart TV ed una semplicissima connessione internet. Digitare www.teleg.tv ed aggiungere il canale tra i preferiti. Ma non solo. La potete già seguire dal PC o più semplicemente dal vostro tablet o addirittura dal telefonino ovunque voi siate. TeleG, la TV in tasca.